Oggi è un momento, potete immaginare, con l'UISP molto importante, importantissimo, perché l'UISP nasce nel dopoguerra e noi ci occupavamo di immigrati, e quegli immigrati del dopoguerra erano i sardi e i calabresi che giocavano a pallone a Roma, adesso ci occupiamo degli altri immigrati. Noi eravamo già lì a creare tessuto connettivo come corpo intermedio, no? Come diceva Pio Sandu, in un momento in cui i corpi intermedi se ne parla poco oppure si cerca di ammazzarle. E parto anche, e quindi per noi è un raggiungimento, diciamo così, oggi aver ricodificato lo sport popolare allo sport per tutti, come noi abbiamo cambiato nel 1990. E per noi oggi è sì motivo d'orgoglio, ma è anche una sfida che la UISP accetta in pieno. Non è un caso che oggi ci sono tutti i presidenti dei comitati territoriali dell'UISP, che ha circa 25.000 iscritti in Sardegna. Una sfida importante questa, perché è chiaro che noi dobbiamo misurarci. È chiaro che questa del movimento è una sfida per tutti, non solo perché, voglio dire, si guadagna in salute e si risparmiano dei soldi, come diceva l'assessore, ma è una sfida, voglio dire, anche di grande socialità. Noi abbiamo delle esperienze bellissime con Movimento e Vita a Sassari, che non è finito nel momento in cui è finito il finanziamento del Movimento e Vita, che continua. Questa è la grande sfida che noi come UISP facciamo. E infatti oggi, finita la conferenza stampa, voglio chiedere 2 minuti, 5 minuti all'assessore alla struttura, perché noi dobbiamo iniziare a fare un corso di formazione assieme tra la struttura dell'assessorato e i nostri dirigenti, perché andremo a misurarci con le ASL e quindi vincere anche, diciamocelo francamente, Luigi, di Firenze, della medicalizzazione, no? Della medicalizzazione. Ed è, voglio dire, non è che, come ha detto Pensando Scano, non è che c'era, come ho detto prima l'assessore, un DNA particolare, no, c'era uno stile di vita corretto che permette di fare queste cose qua. Adesso siamo tutti nevrotici perché non facciamo dei lavori manuali. La UISP è da anni dentro la piattaforma Guadagnare Salute. Devo dire con grande orgoglio, noi come UISP in Italia abbiamo già firmato parecchi protocolli d'intesa e voglio ringraziare lo sforzo che si è fatto qua, ma questo protocollo che sta firmando la Sardegna è l'unico che comprende l'ufficio scolastico regionale. E questo, credetemi, per noi è una cosa fondamentale e importante. Tutti gli altri protocolli che la UISP ha firmato in Veneto, in Toscana, nelle Marche, in Umbria, non manca la scuola. E siccome noi con la scuola vogliamo, ci confrontiamo già da tempo con dei progetti, diamoci una mossa, da poco abbiamo firmato anche il protocollo sullo yoga con i bambini, con il dottor Feliziani, noi già lavoriamo con le scuole, con un progetto nostro che si chiama DUM, diamoci una mossa, e dove i ragazzi imparano a scuola a fare determinate cose sull'alimentazione, ma poi queste cose la portano a casa, perché se poi a casa non coinvolge anche le famiglie sul mangiare, non succede niente. E quindi ecco, la UISP sta facendo uno sforzo in questo senso qua. Ma che credo che sia importante, oggi mi sono portato questa cosa importante, che è periferia in azione. Noi siamo dentro la Biennale di Venezia sull'architettura. Pensando diceva una cosa, no? Poi magari è in uscita, se non l'avrei criticata come presidente dell'ANCI, è stata fatta la modifica degli enti locali, ma sulla 17 non è stato portato quell'articolo che riguardava i comuni a avere finanziamenti sportivi dalla 17, sono rimasti fuori, no? Ma per esempio, Ha fatto il consiglio regionale, non i comuni. Però in Quindi audizione bisogna bisogna criticare il consiglio sì, però regionale. in audizione bisogna andarci. Allora, voglio dire, la Sardegna, noi l'abbiamo chiamata in un progetto, l'isola è una grande palestra, si può fare attività motoria. Basta, io quando rientro da Cagliari a Sassari, sui pezzi della 131 non vedo altro che gente che cammina. Perché è così. Io e Luigi veniamo dall'atletica leggera, che è forse, come dico io, uno degli sport più democratici, perché vai allora che puoi, a correre, ma noi veniamo dall'esperienza che era gioco la gioventù, la competizione. Adesso lo sport è, voglio dire, non c'è lo scopo del risultato, è un strumento di prevenzione, per stare bene. Uno corre senza aver bisogno del cronometro, delle cose. Queste sono le cose buone. Quindi per noi oggi diventa una cosa molto importante. Lo dico anche, ieri mi sono sentito con il professor Andrea Roviselli, a giorni chiuderemo anche il protocollo d'intesa con Scienze Motorie di Sassari e di Cagliari, scusate, ma sai, ogni tanto mi devo difendere quando scendo a Cagliari. E quindi i ragazzi di Scienze Motorie verranno da noi a fare,
esperienza con i crediti formativi, perché questo è il futuro. Questo è il futuro. Lo sport oramai, chi fa scienze motorie, difficilmente, diciamoci francamente, va a scuola a insegnare, se non a 50 anni, perché non c'è sport. E quindi l'associazionismo sportivo di promozione sociale ha questo compito. La UISP, dico, non è che risolve i problemi di lavoro, ma crea anche un minimo di occupazione.